Una giovane donna è stata aggredita a Cagliari, nella zona di Smirionis, da un feroce cane incustodito. Sentiamo Antonello Lai. Un fatto di cronaca dei giorni scorsi ci porta in ospedale a visitare la signora Panzanella, che è qua con noi e che vi presentiamo subito. Signora Panzanella, buongiorno, come stai innanzitutto? Buongiorno, allora io mi trovo in ospedale con una prognosi per adesso di 30 giorni, con un braccio completamente mangiato da un pitbull tenuto in senza custodia, in libertà, che ha aggredito me e i miei quattro cagnolini, due dei quali hanno perso la vita sacrificandola per aiutare e salvare me. Io sono in prognosi per 30 giorni, ho tre tendini lesionati, l'ulna completamente forata, due chiodi nel braccio, ma è il male minore. Quello che chiedo io è, questo cane ha un proprietario, quindi chiunque sappia qualcosa gentilmente dovrebbe, vi chiedo la cortesia di farsi avanti, dire chi può essere, perché vorrei giustizia, vorrei che questa persona così incauta pagasse per ciò che è stato in grado di creare, perché questa è una tragedia. Al mio posto poteva esserci un bambino. Signora Panzanella, ci fa vedere il braccio un attimo? Ecco, un braccio che tutti i giorni deve essere medicato, la situazione è precaria, 30 giorni di prognosi, e la speranza di ritrovare per l'appunto quel qualcuno affinché non possa più succedere una cosa di questo genere. La ringrazio, signora Panzanella, grazie. Arrivederci. A lei, buonasera.